Siamo online? Perfetto. Secondo episodio di Un'estate al mame. Come per la prima stagione, ho scelto un gioco che è un picchiaduro 3D a incontri. Forse voi già avete visto il titolo. Adesso partiamo, che devo linkare due cosette. È Soul Calibur, versione arcade, chiaramente, perché sennò non sarebbe il mame. E che è il seguito di Soul Blade, conosciuto in Giappone come Soul Edge, no? Io ce l'avevo originale, anzi, ah cavolo, mi sono scordato di andarlo a prendere, ve lo facevo vedere, vabbè. E che dire, adesso giocheremo una versione un po' censurata, non so, perché ci sono dei cambiamenti rispetto al gioco normale. Adesso vi faccio vedere. 2 secondi, allora. E in che anno siamo? Ah sì, perché è uscito per arcade nel 98, su Namco System 12, che era scheda, la board della Namco dove girava il gioco, che ha una grafica simile PS1. Adesso spiego perché. Perché stavolta, eccezione, è meglio la versione console, perché la versione console è uscita un anno dopo. Perché console, voi direte, per il grande Dreamcast, che è molto migliore a livello sia grafico, di fluidità. No, di fluidità, comunque vedete che anche questo si difende abbastanza bene. E quindi aspettate 2 secondi, ok, che devo controllare se tutto è regolare. Per il resto penso che l'avete già conosciuto, insomma non ha bisogno di presentazioni, è della Namco, stessa di Tekken, però questa volta useremo delle armi, un picchiaduro con diversi combattenti armati con svariate armi, appunto, che vanno dal bastone, nunchaku, spade, cazzi e mazzi. Ok, perfetto. Andiamo. Perfetto. Welcome back to the stage of this grande classicone. Allora, no, che sto mille robe da controllare. La presentazione arcade com'è fatta? Non me la ricordo. Che fa vedere solo un kata. Tanto questa sembra la forma. Guarda, sembra la forma che facciamo a Kung Fu, che lo è uguale, perché Wang comunque usa la sciabola, c'ha delle mosse in comune. Voglio vedere se farvi vedere qualcosa in più. Anzi, intanto che voi vedete il kata, vi porto a far vedere una cosa. Quanto dura sto kata? Comunque, ecco, il primo è questo, Soul Blade, bellissimo. Questo me lo regalò mia zia, mi pare, per un Natale. Che sarà? Natale 96. Che anno è l'1? Perché ricevetti Tekken 2 e questo, ma non è lo stesso Natale, non mi ricordo. Comunque, finito il kata. Non so manco se mi si vedeva. Apro un attimo la board da qui. Oggi sono sempre più incasinato. Ecco Arthur, approfitto di dire, visto che è partita la demo, quel personaggio sostituisce in questa versione Mitsurugi, il famosissimo Mitsurugi, no? Eiichiro Mitsurugi. Perché? In Corea, perché non erano ben visti i samurai dopo tutto quello che era successo, no? Mamma mia, sto vedendo la live dal cellulare, si vede da Dio. Che dire, quindi siccome i samurai non erano ben visti per quelle questioni coreane, eccetera, e hanno messo un samurai biondo, che comunque un samurai però fa ridere, infatti è identico. Perché mi è tornato qui? Che è successo? Ok, no, non so perché mi era tornato un attimo. Voglio vedere se voi vedete bene? Sì, perfetto, siamo tornati. Quindi senza indugio, mettiamo i gettoni. Anche in alcune versioni americane c'era questo Arthur che sostituiva Mitsurugi. Poi dopo nel 3. No, noi giochiamo. Siccome Arthur lo prendo sempre Mitsurugi, volevo giocare con Taki, già, giusto per cambiare un po'. Ok, c'ho la chat sotto, perfetto. Sta soundtrack bellissima, cioè. C'è anche in quello nuovo. Ci
ci sono quattro tasti, uno è la parata che se lo facciamo con la direzione possiamo fare un parry, attacco orizzontale, verticale e calcio, appunto, è morto subito così. Arene tridimensionali, a differenza di Tekken che sono infinite, qua è possibile cadere dal ring, infatti è uno dei metodi di vittoria anche più infami per vincere, ma anche per fare dei bellissimi comeback. Guardate che fluidità, io spero che lo vediate super fluido. Perfetto. Quindi cosa c'è da dire? Oggi sarà una puntata molto corta perché di solito l'arcade mode non dura tanto di un picchiaduro. Ok, vedo che qualcuno sta seguendo, si vede abbastanza bene. Wang che è un po' malvagio in questa versione perché se vi ricordate nell'1 in Soul Blade era stato infettato dalla Soul Edge. È vero, non vi ho detto la storia, ma penso che c'era Soul Calibur, era spada buona, Soul Edge spada cattiva. C'è chi vuole la cattiva per fare cose cattive, c'è chi vuole la buona per sconfiggere la cattiva. Basta, è fondamentalmente questo. Poi, ovviamente, non è così banale. Ogni personaggio ha un suo background definito. Per esempio, Taki, ah, che ho perso tra l'altro. Taki è una buona e ha una cacciatrice di demoni e deve con i suoi pugnaletti Rekkimaru e Mekkimaru sigillare. No, in realtà solo Mekkimaru, quello che c'ha dietro basso, può sigillare i demoni. L'altro è un pugnale normale, non ho capito mai bene, vabbè. Oh, attenzione! Ci si può spostare liberamente in 3D, a differenza di Tekken, che solo dal. In realtà anche dall'inizio, però c'erano dei comandi un po' particolari. Vabbè, giochiamo. Poi se mi. Volevo farvi vedere una parry. Eccola. Basta non cadere. E quindi lei avrà il match decisivo con Nightmare, perché Nightmare, ricordatevi, è Siegfried dopo che è stato posseduto dalla Soul Edge, come. Che accade qua, ovviamente. Poi in copertina fa ridere che c'è Voldo, nostro orgoglio italiano, assolutamente, che è di Palermo, quindi salutiamo i nostri amici siculi. Ecco, questa è una delle soundtrack più belle, cavolo, ve lo volevo dire, che io vi consiglio sempre una soundtrack a gioco, anche più di una. Questa Sail Over the Storm di Maxi è troppo bella, c'è anche sul 3. Io me la alzo un po', va. Cioè, lo sto vedendo dal cellulare, cavolo, c'è una flu è più fluido che da qui, praticamente. Questa è la solita cavolata che faccio, perché qua è talmente fluido, il frame rate è talmente elevato che quando premo quadrato e triangolo, che sarebbe orizzontale e verticale insieme, che Taki fa quella mossa lì, no? Sail Over the Storm, è bellissima. Però adesso converrebbe andare dietro. Ai ai ai. Comunque l'ho finito prima, si fa, solo che arena temo per cazzeggiare un po'. Allora, ok. Bellissimo. Comunque è una serie che poi è quella che vado meglio di tutti tra i picchiaduro, perché comunque è anche abbastanza semplice da imparare, ma come al solito hard to master, difficile da diventare master.
da masterare, come dire, perché non voglio usare questi inglesismi brutti. Oh, questa non la sapevo che faceva rimbalzo, vediamo. E vabbè, dai, skip, skip, let's go. Let's go. Comunque si vede, la grafica qua è molto più vicina alla PS1, invece la versione Dreamcast, se andate a cercare, è molto meglio. Poi è uscito anche una versione HD con l'online, no? Mi sa per PlayStation 3 era. Che ci ho fatto un torneo di quello lì. Ah no, non è vero, il torneo era su Dreamcast Real Hardware, però col joypad della PlayStation 1, non so come. Dal mio spaccino del retro gaming, che organizzava anche alcuni tornei. Ovviamente ho perso, ho battuto solo un tizio. Oh, perfetto. Quanto mi piace questa, se lo vede. Ecco, Arthur, appunto. Anche questa è bella, Duelist. Vabbè che sono tutte belle quelle sul carica. C'era una mossa che lanciava una bombetta per terra, l'ho fatta prima, ma. Comunque io a volte mi sca... cioè ho una playlist solo delle soundtrack dei videogiochi che mi piacciono, perché alcune sono veramente eccezionali. Oh. No, volevo fargli la Perry, ma a volte non mi viene. Queste stesse animazioni da 10 anni, cioè anche sull'ultimo fa la stessa roba. Poi c'è un colore su Soul Calibur 6, non so se l'ho detto prima, di Mitsurugi che diventa Arthur. Poi Arthur è diventato un personaggio official sul 3, visto che sul 3, se vi ricordate, c'è l'editor con anche stili originali, non so, non potevi scegliere solo lo stile dei personaggi quando creavi il pupetto. Potevi usare dei stili di combattimento inventati e allora avevano rimesso Arthur così con un altro stile. E lui faceva il match con Mitsurugi e si insultavano sul fatto che lui l'aveva sostituito nella versione coreana, ste cose così. Ecco qua Ivy è tutta violacea sotto, come se avesse un ulteriore body. Perché nella versione Dreamcast ovviamente non è così. È violacea come se ci avesse, sì, tipo le collant, tipo un body aggiuntivo. Una suite, tipo, non so come dire. Devo andare di qua che ho paura. Vedi, almeno sta mossa è utile per fuggire. Orco Zeus. Sì, Kai vi viene introdotta qui che c'ha questa spada serpente. Lei è la figlia di Cervantes, de Leon, giustamente. Mi pare che è la figlia perché poi non mi ricordo. E lei comunque è un alchimista, una. Oh no, potevo già buttarla giù. In verità lei è buona, cioè. Che sembra una villain, ma. Cioè, lei vuole. Vuole andare a capire. Lei è infettata anche lei dalla Soul Edge, quindi è immortale. Infatti, nel crossover. Chi ha vinto io? Nel crossover dell'ultimo gioco, sul 6, fa con 2B di Nier Automata, fa vedere che si incontrano, vabbè. Sì, perché poi nei capitoli successivi sono stati introdotti dei guest character. Per esempio, io su Soul Calibur 2 ce l'ho per GameCube. Adesso non ve lo vado a trovare perché è nello sgabuzzino. C'ho Link. Perché io giustamente giocavo molto GameCube. Allora l'ho preso lì. Anche perché non ce l'avevo la Play 2 quella volta. Cioè, l'ho presa anni dopo quando è uscito Metal Gear 3. Bella. Questa ancora ce l'aveva, vedi? Che fa indietro, carichi, bam.
comunque stiamo andando spediti 7 minuti. Poi dopo questi design di Soul Calibur 1 sono stati ripresi su Soul Calibur 6 perché è una specie di reboot. Quindi tutti questi vestiti che vedete, questi design sono stati ripresi, anche le arene sono state riprese sul 6 praticamente. No, le arene no, magari, perché sono molto diverse. Oh, mi sta a fregare? Astaroth mi ricorda che c'è un mio amico che è molto forte con Astaroth e neanche Mitsurugi al massimo livello riesco a batterlo. A volte sì, è veramente forte. Mi fa il frullino, no, come lo chiamiamo, il minestrone, perché c'era la Critical Art del 5 che se fa il minestrone. Però siccome io uso di solito Mitsurugi, appunto, o Arthur in questo caso, però. Ecco, niente, Grappler lui. Però che volevo dirvi? Però mi stufa perché sempre quelle le mosse, dopo che usi un personaggio da 10 anni, dopo negli ultimi ho provato Hilde, mi piace molto, e chi è che era l'altro che mi piaceva usare? Poi nell'ultimo c'è Aomaro di Samurai Showdown, che l'ho usato pochissimo, infatti dovrei rigiocarci, ma adesso gioca altre cose. Poi le animazioni sono veramente fluide, veramente bello. Niente. Astaroth non mi era capitato prima, adesso devo un attimo capire come batterlo. No! M'ha fregato così. But your soul still burn. Dai, let's go, let's go. No, perché? No. Perfetto. Perché bisogna stare molto attento e punire al momento giusto, non andare sotto di frame. Perfetto. Va bello Astaroth così. Ma per guardare la chat. Ok, dai, provo a fare il comeback definitivo. No, ho sbagliato. Vabbè, let's go, let's go. To the stage of history. Poi la presentazione di Soul Blade, fammelo flexare un altro po', è bellissimo. Poi non vale niente, non so quanto vale. Poi tra l'altro il CD è sbeccato perché l'avevo prestato ad un amico mio, il cui fratello era uno sbregone, lo salutiamo se ci segue. Comunque il timer è veramente ridotto. Ah, perché sbaglio tasto, devo fare. Ok. Dai, adesso devo attaccare. Oh, niente, ha vinto lui. Ecco. Avanti, avanti, triangolo. Oggi c'è nessuno, ma ora di pranzo non c'è mai nessuno. Però io lo faccio per la gloria, perché mi piace raccontarvi dei giochi. E poi se potete recuperarlo in differita, lo sapete benissimo, all'omonimo canale. Porca fischia, questo è stato un bel match. Tanto mi piace il mio arcade stick, il Mayflash F300 Elite. Cosa cambia tra il 300 normale Elite? Che ci sono i componenti Sanwa, lo ripeto penso ogni episodio. Devo stare attento, vado via. Lo fa esatto il frullino dei.
No, lo volevo uccidere allo zero, perché vincere col tempo mi sa di infame. Let's go. Frullino, parata. Calcio. Calcio. Perfetto. In tutti i sensi. Questa è l'arena di... come si chiama sto posto di Astaroth? Non mi ricordo, dove creano i golem, perché Astaroth è un golem creato da... non mi ricordo chi, per fare cose. Oh, Nightmare, questo è il derby. Nel castello di Ostreinburg, anche se non c'è scritto, so che lo è. Mamma mia, tanto ha vinto lui, eh. Qui nel primo c'è sia Nightmare che Siegfried selezionabile, se non sbaglio. Mentre... oppure nella versione arcade c'è solo Nightmare, non lo so, non l'ho visto bene prima, però... cosa volevo dire? Che... perché nel 2... che io ho giocato prima al 2 che all'1, cioè l'ho saltato l'1. L'avevo saltato, sì, però... e nel 2 c'è solo Nightmare, quindi l'amico mio che gli piaceva Siegfried... porca miseria. Doveva usare Nightmare, vabbè. Eh no, no, Siegfried non c'è, allora nella versione Dreamcast ci sono tutte e due. Arcade secco così, perché comunque era tanto... forse l'avevano messo per i fan, perché a livello di lore adesso sono, erano, non erano separati. Nel 3 sono tornati tutti e due, però adesso erano uniti perché alla fine nel finale canonico è Siegfried che viene posseduto dalla Soul Edge e diventa Nightmare, il cavaliere azzurro. Questa è la presa che c'ha da 10 anni a questa parte. Ecco. Oh, bella. Fortuna che ci ho preso le distanze stavolta. Ma poi abbiamo finito perché io sono abituato sempre che sono 10 stage. In verità, molti giochi ce n'hanno anche molti meno. Tipo, può essere che a 8 già abbiamo finito. Ah, questa è bassa, classica. No, ho sbagliato tasto. No, mi ha fatto il me... ah, cazzo, è la seconda vittoria. C'era Siegfried? No, mi pare, adesso perché sto a guardare veloce. Sì, va bene, sappiamo già. Ovviamente gli attacchi verticali sono medi perché fanno l'overhead, no? Come per i picchiaduro 2D. Quindi se è basso conviene attaccarlo così. Invece gli orizzontali sono... o alti o bassi in base a quando, come... oh, perfetto. Dov'è infilata la spada di Nightmare? Ok. Una buona punish per te. Ecco, ma cavolo, mi sta massacrando. Ma quella non era bassa, eh? Ai. Vabbè, fanno round. Concentriamoci. Guardiamo un po' le animazioni che l'ho skippate un po', mi dispiace. No.
perché quella. Ah, quella è la media, porco zio. Quando la torna giù è la media. Rifuciliamo un po' i crediti. No, ma se io dovessi spammare, mi sa che finisce su. No, ho preso un altro costume. Vabbè, almeno abbiamo visto i due outfit. Bella questa che passa sotto. Però più bello questo di costume, sinceramente, mi piace molto di più. Ah, io poi negli ultimi anche Setsuka che c'ha l'ombrello, quello stile alla Zatoichi. Ah, perché quella è bassa? Non è mai stato. Nell'uno sono sicuro che è media. Oh, non colpiva. Stavo a schiacciare col mignolino. Adesso arriva il boss, secondo me, più brutto di sempre. Secondo me perché ok lui è figo però perché deve copiare gli stili di tutti dopo risulta ridicolo con alcuni stili tipo se c'ha lo stile di Sofitia oppure di Shangua, no? Infatti nell'ultimo hanno risolto sta cosa che ha uno stile ha lo stile di Nightmare ma più forte quindi ci sta è anche meno confusionario qua tipo sembra non so, un te cioè, non è che sembra, è un teschio di fuoco, ma. Perfetto. Faride questo, ti immagini? Invece nell'uno era Soul Edge, il cattivo, che era proprio un Cervantes trasformato. Infatti aveva il moveset di Cervantes, ma potenziato. Infatti aveva senso. Però sul 2, ma mi sa che fino al no, sul 2 e l'1 c'è lui. Ah, m'ha fregato all'ultimo. Adesso c'ha il Nunchaku, fa ridere i polli questo qui col Nunchaku, dai. Adesso è Voldo. Perfetto. E questo era Soul Calibur della Namco. Godiamoci un finale. Spirits born from evil, I command, be gone. Mekimaru channeled Taki's full spirit power and slashed Inferno. The ninjato, which bore the same evil spirit as the Demon Blade, was now under. Vabbè. Quanto mi piace, è bella in prospettiva dall'alto. È bella sta artwork. Questi artwork marroncini di Soul Calibur 1 sono proprio belli. Poi mi sa che li potevi già vedere anche negli ultimi. Purtroppo non c'era il video, mentre su Soul Blade c'erano i video con il motore di gioco. You are a true hero and your legend will never die. But across the horizon, a new quest beckons your soul. Beckons your soul. Bello, molto bello. Questi grandi partitoni si facevano. Oggi puntata un po' più corta, perché tanto un picchiaduro quanto vuoi che dura. Ho provato a fare anche altri picchiaduro, ma quelli bidimensionali, come ben sapete, sono super difficili. Magari vi vorrei far vedere qualche chicca anche per Neo Geo, solo che devo abbassare un po' il livello di difficoltà, perché magari io ce la faccio a livello normale, solo che quando sono da solo per i cavoli miei, senza insomma la pressione della live e.
E così, no, sto vedendo, mi si vede, è un po' sì. Perché devo sta gobbo, invece no, allora drizzo la telecamera, perché devo sta gobbo io? E però sì, tanto è solo per raccontarvi delle storie, quindi non ci sarebbe niente di male abbassare un po' il livello di difficoltà per farvi vedere più cose, ecco. Voglio aspettare i crediti perché qua si inserisce il nome in un modo molto carino, che era anche sul primo così. Ah beh, c'è stato, ho letto, ringraziamento alla Wushu Society, quindi hanno preso dei veri marzialisti per vedere gli stili, magari ci sta, per le movenze. Io spero che si sia sentito tutto bene. Io lo sentivo poco l'audio perché lo tengo basso per non interferire qua col microfono. Eccolo qua. Yes. Comunque scrivetemi se volete vedere qualche gioco in particolare. Io se no c'ho una playlist questo fine settimana, forse si riesce a fare qualcosa in quattro giocatori. Che mi sono messo d'accordo con alcuni miei amici, si dovrebbe riuscire a fare qualcosina e vi faccio vedere dei giochi veramente divertenti. Ecco, 16 minuti. Beh, non so se è tanto o poco, però vabbè, lì c'erano il time attack, i record basilari del gioco. E voglio vedere se parte qualcosa, altrimenti ci salutiamo. Ecco, questo è l'intro arcade, eccolo. Ok. Boruto, Arturo. Molto molto bene. E con questa schermata ci salutiamo, tolgo qua. E niente, grazie per essere stati qui, grazie a chi c'è stato, no, per chi c'è stato e chi ci sarà, e ci vediamo al prossimo episodio di Un'estate al mare tra qualche giorno, e questo lo carico adesso, così per domani è su YouTube. Bon, bon, terminiamo. Ciao ciao.